197 eventi in 9 giorni e circa 45.000 presenze. Sono soltanto alcuni dei numeri dell'edizione di Passaggi Festival che si è appena conclusa. La decima, quella dei record che confermano come la manifestazione giochi ormai nello stesso campionato di Pordenone e Mantova, dove si svolgono le principali rassegne librarie nazionali. I volumi presentati sono stati 112, 5 le mostre allestite, ancora in corso e a ingresso gratuito, mentre sono stati 17 i laboratori organizzati che hanno visto la partecipazione di 222 bambini. 130 invece le persone impegnate ogni giorno, in gran parte giovani e per il 90% donne, tra cui 40 studentesse e studenti del liceo Nolfi Apolloni. Sì, un successo che ci fa ben sperare per il futuro, un successo sia in termini di pubblico, perché abbiamo avuto anche tante presenze che arrivavano dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Piemonte, dall'Umbria naturalmente e ovviamente dalle altre province marchigiane. È successo anche perché devo dire che nonostante il programma fosse davvero ricco, fatto di tante presentazioni ogni giorno, il pubblico ha sempre seguito e quindi ha recepito l'offerta, la proposta culturale che abbiamo messo in piedi, anche in quelle rassegne magari un pochino più, tra virgolette, un pochino più difficili. Nel chiostro c'era un appunto delle rassegne specialistiche, filosofia, scienze, storia dell'arte, intelligenza artificiale. E dico è stata vinta perché sono state sempre frequentate, hanno avuto sempre tanti complimenti, le persone ci hanno anche scritto email chiedendoci di continuare su questa strada, cosa che faremo l'anno prossimo. Eclatante è stata anche l'impennata dei libri venduti durante il festival, 2500, il 50% in più rispetto allo scorso anno. Una piccola grande boccata d'ossigeno per un paese, l'Italia, in cui si legge sempre troppo poco, ma anche un'ulteriore prova del successo di Passaggi, che consente di guardare al futuro con un certo ottimismo. Guardiamo al futuro sempre con ottimismo, lo facciamo dal 2013, mai farsi mancare un po' d'ottimismo. Guardiamo con ottimismo e anche con qualche elemento di solidarietà in più, perché il Comune di Fano ha comunque contribuito in maniera importante al festival, la Regione Marche per la prima volta ha messo a disposizione un contributo che è quasi pari a quello del Comune di Fano, gli sponsor privati non hanno risposto ancora come poteva essere in epoca pre-Covid, ma si stanno avvicinando e per noi la solidità economica è fondamentale, perché chiaramente non organizzi nulla se non hai le risorse per farlo. Sì, e questa decima edizione, che era anche un compleanno particolare, è stata strepitosa, veramente tantissima partecipazione, oltre 45.000 persone hanno partecipato agli eventi, alle presentazioni dei libri, ma quello che mi piace sottolineare è soprattutto questa contaminazione, questo radicamento che ha avuto nel tessuto cittadino e la capacità che ha avuto di accogliere sia le persone nelle zone limitrofe, ma anche persone che venivano un po' da tutta Italia. Una edizione straordinaria che ha saputo emozionare, di altissima qualità e di forte intensità. E l'altra cosa che mi piace sottolineare è la città stessa che si presta con questi suoi contenitori che, oltre ai contenuti, danno anche un'emozione, così come scenografia, che arricchisce ancora di più questo festival. Per cui veramente una grande soddisfazione. Ecco l'ultimissimo elemento che mi piace sottolineare: tanti eventi anche contemporaneamente, tutti sold out, tutti molto pieni. Il festival è finito, il palco ormai smontato, ma quella di Passaggi Festival è una macchina che non si spegne mai. Sì, noi adesso abbiamo un periodo in cui elaboriamo la rendicontazione economica dell'edizione 2022 e poi da settembre andiamo in giro per festival per contattare autori, incontrare editori e preparare l'edizione 2023.